Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Femminicidio a Vaiano, in un biglietto i motivi del folle gesto. L'uomo aveva paura che la convivente gli portasse via la bambina, per questo l'ha uccisa prima di togliersi la vita. Sentite. Ha ucciso la convivente e poi si è lasciato cadere nel vuoto da un ponte alto 35 metri. È finita così la convivenza di Leonardo Santini, 50 anni, e di Claudia Corrieri, 38. Di quella relazione resta solo ciò che le aveva uniti, una bambina di un anno poco più. La tragedia si è consumata ieri mattina. L'omicidio nella casa della coppia, in via Lavagnini, alla Briglia, nel comune di Vaiano. Il suicidio a una sessantina di chilometri di distanza, al ponte sospeso di San Marcello Pistoiese. Nessun dubbio che si sia trattato di femminicidio. La conferma arriva da un biglietto scritto dall'uomo, ritrovato dai carabinieri nella casa della Briglia. Si fa riferimento a criticità nel rapporto sentimentale e al rischio che la convivente potesse andarsene con la bambina. È la novità che emerge a 24 ore dall'omicidio suicidio e che mette più di un punto fermo alla tragedia. Leonardo Santini, un lavoro saltuario in una lavanderia industriale, è stato trovato senza vita intorno alle 12:30, mentre Claudia Corrieri, insegnante di ballo e di Pilates, qualche ora più tardi, quando i carabinieri sono andati a suonare il campanello dell'abitazione per darle la brutta notizia, l'hanno trovata in un lago di sangue sul pavimento della camera da letto, con diverse ferite inferte con un coltello, forse con una forbice. La bambina, hanno appurato i carabinieri, era dai nonni paterni quando la follia del suo babbo ha preso il sopravvento. La rabbia cieca del cinquantenne sarebbe esplosa durante un litigio, forse l'ennesimo, che i vicini di casa raccontano di aver sentito distintamente la mattina. Sui due cadaveri è stata disposta l'autopsia per ricostruire la dinamica dei fatti e capire se la donna abbia tentato di difendersi in qualche modo. Claudia Corrieri sarebbe morta quasi subito dopo essere stata colpita alla gola. I carabinieri della scientifica hanno sequestrato una forbice e un paio di coltelli che saranno analizzati per risalire all'arma del delitto. E proprio sferrando i colpi, Leonardo Santini si sarebbe ferito a una mano. Quando lo hanno trovato, gli inquirenti hanno subito notato il taglio non compatibile con la caduta dall'alto e nell'auto, parcheggiata poco distante, fazzoletti intrisi di sangue con i quali l'uomo, durante il tragitto verso la morte, si sarebbe tamponato la ferita. Ma è stato solo più tardi che i carabinieri hanno scoperto la seconda puntata della tragedia e dato una spiegazione a quella ferita. La scientifica ha lavorato fino a notte fonda ai rilievi dentro e fuori l'abitazione di via Lavagnini, che è stata sequestrata. Per gli ulteriori accertamenti che saranno necessari all'inchiesta aperta dalla Procura, un'inchiesta che ha poco da aggiungere. Una tragedia con tanti interrogativi destinati a rimanere senza risposta. C'è incredulità, profondo dolore e il pensiero di tutti che va ad una bambina che non ha più i genitori. Prima di trasferirsi in Val di Bisenzio, Claudia Corrieri viveva a Iolo. Aveva sempre lavorato nelle palestre ed era molto conosciuta nell'ambiente. Un amore sconfinato per l'attività fisica, una passione coltivata fino a diventare una professione. Un paio di anni fa sboccia l'amore con Leonardo Santini e comincia la convivenza nell'appartamento di via Lavagnini, alla Briglia, il piccolo centro della vallata dove lui ha sempre vissuto. La loro bambina nasce poco tempo dopo. Alcuni vicini di casa parlano di una famiglia apparentemente serena, altri riferiscono di un rapporto turbolento, di qualche lite che però non aveva mai fatto pensare che potesse accadere qualcosa di brutto. Ieri mattina l'ennesima discussione avrebbe avuto toni più accesi. Chissà se quando il cinquantenne ha portato la bambina a casa dei suoi genitori aveva già in mente di mettere una volta per tutte la parola fine alle incomprensioni con la compagna. Chissà se il litigio era già scoppiato prima ed è ripreso quando lui è rientrato a casa. Chissà se è stato un raptus a guidare la sua mano e chissà se aveva pianificato tutto, compresi quei 60 chilometri in macchina fino al ponte sospeso di San Marcello Pistoiese, già altre volte teatro di suicidi, un salto nel vuoto da cui mai nessuno è uscito vivo. Tanti messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook di Claudia Corrieri, cuori, lacrime, pensieri a ricordare una donna buona, gentile, sorridente. Nessuna parola è in grado di raccontare il dolore, lo strazio della madre che ieri sera si è aggrappata al cancello che sbarra la strada fino alla casa in cui Claudia abitava. A sorreggerla parenti e amici. Chiuse porte e finestre in via Lavagnini, nessun capannello si è formato, nessun curioso si è avvicinato per chiedere il motivo di tutte quelle macchine dei carabinieri o per aggiungere qualcosa a una tragedia troppo grande per tutti. Tra i primi ad arrivare il sindaco di Vaiano. Ci ha lasciato tutti senza fiato perché è una cosa che nessuno di noi si aspettava, non avevamo
nessun segnale premonitore da questa situazione, per cui devo dire quando sono stato allertato ci è cascato il mondo addosso. Sono 20 i tamponi positivi al coronavirus segnalati a Prato nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero più alto fatto registrare nelle varie città toscane. Tutti i casi sono asintomatici e in isolamento domiciliare, compreso un piccolo focolaio di ragazzi 14enni venuti in contatto con un caso positivo di alcuni giorni fa. Anche oggi una parte dei tamponi positivi è riconducibile a cittadini cinesi, come è avvenuto negli ultimi due giorni. Stavolta sono 4, uno di Poggio a Caiano, gli altri di Prato. Mentre ieri erano 7, mercoledì una decina. In totale quindi una ventina di positività tra i cinesi, quando per mesi i casi sono stati pochissimi. Il motivo si spiega con il fatto che da inizio settimana sono tantissimi i membri della comunità orientale che si stanno sottoponendo al tampone, dopo la positività di un imprenditore cinese che, una volta scoperto il risultato, ha subito divulgato la notizia su WeChat. E gli studenti cinesi disertano in massa le scuole, il comune ha incontrato i rappresentanti della comunità. Dopo un inizio di settimana altalenante per la presenza di studenti cinesi nelle scuole, negli ultimi due giorni, in concomitanza con l'aumento dei casi positivi di Covid all'interno della comunità asiatica, si è assistito a un picco verso l'alto delle assenze. Defezioni che non riguardano solo le scuole delle infanzie primarie, ma anche le medie, dove si è raggiunto il 70%, e i bienni delle superiori, qui le assenze sono arrivate anche al 60%. Una situazione che è costantemente monitorata dall'amministrazione comunale, da quella provinciale e dall'istituto scolastico, che questa mattina hanno incontrato i rappresentanti di 10 associazioni culturali cinesi per cercare, da una parte, di rassicurare le famiglie sul grado di sicurezza raggiunto all'interno delle scuole, dall'altra, di ribadire l'obbligo scolastico. C'è un po' di incertezza circa le misure che sono state adottate in queste settimane, in questi mesi nelle scuole. Alcune di queste non erano conosciute e la nostra richiesta invece alle associazioni è stata quella di veicolare tutte le informazioni possibili attraverso tutti i canali, da quelli social a quelli più informali, perché le nostre scuole sono sicure per tutti. Ovviamente è stato ribadito il fatto che l'obbligo scolastico non è un optional, non è qualcosa che possa essere scelto se adempierlo o meno. Comunicazioni che saranno intensificate nelle prossime settimane, quando inizierà anche il servizio mensa e si potrebbero verificare altre criticità. E dopo il grave infortunio sul lavoro avvenuto nei giorni scorsi alla Food Italia, con una donna che è rimasta con la mano incastrata in una impastatrice alimentare, i sindacati hanno organizzato un presidio ai cancelli dell'azienda per chiedere più sicurezza. Alessandra Grati. Un presidio di CGIL, CISL e UIL questa mattina per esprimere solidarietà alla lavoratrice della Food Italia che martedì sera è stata vittima di un grave incidente, ma anche due ore di sciopero all'inizio di ogni turno per dire basta agli infortuni sul lavoro. Le dinamiche dell'incidente non sono ancora state accertate definitivamente dall'ASL. Intanto però le condizioni della dipendente sono in miglioramento. In diversi incontri che si è fatto con l'azienda, dopo assemblee anche fatte con i lavoratori, viene evidenziato un clima rispetto alla produttività, aumenti di ritmi, così la difficoltà sollevata dai lavoratori in assemblea rispetto a una situazione abbastanza spinta sul lavoro. Un'analisi che però non trova concordi tutti i lavoratori. Ci sono stati nel passato tanti scontri con la proprietà, ma devo dire che negli ultimi tempi faticosamente stavamo cercando comunque di ristabilire un clima a livello di relazioni sindacali positivo. E il clima l'è peggiorato negli ultimi tempi, l'è peggiorato in maniera esponenziale, diciamo. Da quando si fece l'ultimo sciopero che andò male, ti hanno affondato il coltello poi alla fine. Pare si tratti più di una disgrazia dovuta non a una responsabilità da parte dell'azienda, ecco. Più un'avventatezza. Al di là delle spaccature interne, il sindacato ribadisce l'unità della manifestazione. All'interno dell'azienda c'è una spaccatura e visioni diverse. Il comunicato è un comunicato unitario e quindi è accettato da tutte le sigle sindacali.
Ultimi appelli al voto prima del silenzio elettorale, prima del voto e anche prima di ovviamente aprire le urne per capire chi sarà il futuro presidente della regione. Il sindaco di Prato Matteo Biffoni indica Giani come unica scelta possibile, mentre Forza Italia attacca il PD su sanità, sicurezza e sociale. Eleonora Barbieri. Ho l'idea che il centrodestra in questo momento pensi più allo scalpo di questa regione, all'idea di piazzare una bandierina. A parlare il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, che è affiancato dal segretario provinciale del PD, Gabriele Bosi, nelle ultime ore prima del silenzio elettorale, spiega perché Eugenio Giani è l'unica scelta possibile per il bene della Toscana, senza risparmiare stilettate alla sua diretta avversaria, Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra, che nei giorni scorsi aveva dichiarato di voler dialogare con tutti i sindaci, anche di colore politico diverso, in caso di vittoria. Il fatto che Cascina sia uscita dall'ANCI, il fatto che la stessa Ceccardi abbia abbandonato il suo ruolo di sindaco dopo pochi anni per andare a fare un altro ruolo, il fatto che abbia già detto e dichiarato pubblicamente che se perde torna in Europa e non sta in regione a portare avanti le sue idee, sono indizi che un pochino mi fanno preoccupare. Mi sembra siano indizi, lo dico da sindaco, che non vanno esattamente nella traccia invece di un candidato sindaco come Eugenio Giani, che la Toscana l'ha girata in lungo e in largo, che ha incontrato tutti i sindaci di tutti i colori politici, delle città grandi come di quelle più piccole, e che con tutti ha instaurato un dialogo accogliendo le istanze e recependone quelle che sono le idee e le preoccupazioni. Il segretario Bosi, ammettendo che stavolta la partita va giocata fino all'ultimo, ha chiamato a raccolta tutti i sindaci del Pratese per valorizzare il ruolo avuto dall'ente regionale nella realizzazione di opere e progetti. Tutti i sondaggi dicono che sia il centro-sinistra che il centro-destra sono sopra il 40% e quindi non si andrà al ballottaggio. E quindi se si vuole dare la possibilità alla Regione Toscana di avere altri 5 anni di governo di centro-sinistra, dobbiamo andare a votare e votare subito per Eugenio Giani. Ultime ore di campagna elettorale anche per Forza Italia, che stasera dopo l'evento di coalizione a Firenze nel tardo pomeriggio di oggi farà una cena alla Croce d'Oro. La lista, che vede anche la presenza dell'UDC ed è capitanata da Aldo Milone, punta il dito contro le politiche del PD su sanità, sociale e scuola. Ma tra i temi forti non manca la sicurezza, il cavallo di battaglia dell'ex assessore sceriffo che in caso di elezione promette l'istituzione di una commissione regionale antimafia. È il primo passo che deve fare una regione, ma anche un comune, l'ho fatto in comune nella scorsa legislatura, è quello di capire fino a che punto c'è questa infiltrazione mafiosa. Questa è la nostra ultima notizia, non ce ne sono altre. Io mi fermo qui. Grazie per averci seguito. Arrivederci.